Energy doesn't. Sometimes it... And at most it... Energy is created, shaped, and shared. Sometimes even like this. Using energy wisely is a simple act which leads to the creation of new ideas about energy. Energy is what it becomes. Let's give new life to energy. On this episode, a gala benefit for Italian culture and Christmas food shopping at Di Paolo's. Then, Claudio Del Vecchio's business aspirations. Plus, a movie review from Stefano Albertini, with a look at some events around town, all on iItaly, New York. But first, let's have a look at our countdown, announcing a very special event that will take place in New York in December. You're all invited. Buonasera. It is great to be here at the Morgan Museum and Library. This really is a jewel in the heart of our city that has been beautifully reimagined by one of the greatest architects of our era, the remarkable Renzo Piano. New York is blessed with so many fine arts and cultural institutions in the world. We are today what the city-states of Italy were in the Renaissance, and the world's great cultural center of learning, innovation, and cultural expression is right here. The arts play a critical role in the life of our city, including our economic life, and they generate something like $6 billion a year for our economy. But the truth of the matter is city government alone can't do it all, and that's why the efforts of this great organization to support Italian artists in our city and give American artists the opportunity to learn and to work in Italy is really so important. New York loves great art and design, and we also love supporting great causes. Tonight's organization gives you the opportunity to do both. Have a great evening. God bless and thank you. Thank you.
L'idea della fondazione è nata quando sono arrivato qua come direttore dell'Istituto di Agricoltura per cercare di creare uno strumento che aiutasse l'Istituto di Agricoltura, soprattutto promuovendo i giovani artisti. Ed è partita l'altro anno col primo gala, che è stato un po' numero zero. Questo è il tipo di gala che si vorrà fare ogni anno. Private istituzioni si mettono insieme questa sera per celebrare e costruire sulla cultura italiana a New York. Sì, questo è lo scopo, la motivazione di fondo della nostra attività in campo culturale, in campo artistico, eccetera. L'anno della cultura ha consacrato un po' questo rapporto pubblico-privato che è molto forte negli Stati Uniti, con una partecipazione del settore privato sia in termini finanziari sia in termini di idee molto bella. L'Italia ha ancora qualcosa da imparare in questo settore, stiamo cominciando a farlo e mi sembra che in questo caso abbia funzionato molto bene, perché veramente è la dimostrazione che se uniamo le forze in una situazione in cui i fondi e i finanziamenti pubblici sono scarsi, veramente si possono fare delle cose belle. Io voglio parlare del tavolo più bello di questa serata con la Fondazione, il tavolo dei giovani. Abbiamo fatto prima un giro, sono diversissimi, con delle storie in comune in qualche modo. L'idea è stata quella di prendere un tavolo e di invitare dei giovani talenti. Abbiamo cercato di vedere chi a New York di italiano che avesse un potenziale che stava esprimendo, e così si è formato questo tavolo di ragazzi che stanno facendo mestieri molto diversi gli uni dagli altri, che sono tutti nati in Italia e che si stanno affermando nei loro ambiti professionali. Siamo al tavolo dei giovani. Ciao, chi sei? Che fai? Matteo, faccio lo chef ASD26. Da quanto tempo? 4 anni. Sei qui nel tavolo dei giovani perché? Cosa fai? Sono un corrispondente di guerra, sono un fotogiornalista, abito tra New York e Beirut e copro il Medio Oriente. Ho fondato una società in Italia con altre 2 persone 2 anni fa, facciamo information design e un po' controcorrente abbiamo dato lavoro in Italia a 20 persone, che è una cosa che io personalmente sento come molto positiva, e l'anno scorso abbiamo aperto un ufficio qua a New York. Io ho vinto una borsa di studio tramite l'Università degli Studi di Milano, che mi hanno mandato prima all'NYU a fare un dottorato, che è finito 2 anni fa, e poi ho trovato un posto di lavoro lì alla Columbia, dove continuo a fare ricerca, sono ricercatore. Sono con Cecilia Alemani. E di che cosa ti occupi? Mi occupo di arte contemporanea, sono una curatrice d'arte, lavoro per la High Line. Io sono storica dell'arte e critica d'arte. Faccio l'editor e la giornalista per una pubblicazione americana. Grandissimo onore, un sacco di ragazzi simpatici e in gamba. Non se ne vedono tanti in giro. No, non se ne vedono tanti. Mi fa piacere essere a New York e poter incontrare degli italiani in gamba come quelli che sono a questo tavolo. È sempre un piacere. Complimenti. Grazie, grazie. È importante cercare di rappresentare il proprio paese, di portarlo nel mondo con dignità e con serietà. E soprattutto in un momento come questo, dove rischiamo di essere criticati oltremodo. Innanzitutto è un onore essere al tavolo con così tanti giovani di successo, e anche una cosa molto bella sapere che ci sono tanti giovani di successo italiani che stanno facendo bene all'estero in una piazza competitiva come New York. Devo dire che è un'iniziativa che mi ha colpito veramente tanto, anche nei modi in cui l'ingegnere Elkan l'ha spiegata, cioè questa volontà di premiare anche il coraggio di chi ha fatto una scelta, è venuto qui e ce l'ha fatta comunque. È una bellissima iniziativa, siamo molto contenti. I like to make books. I wouldn't do a book unless Massimo designed the book. He's the best designer that I know. There are already 6 major volumes, plus another dozen of other books related to specific subjects. So really a lot of books. And we haven't finished. No.
not only for books, for graphics, for furniture, for clothing. Look at this suit I'm wearing. This is designed by Massimo. I can't get up in the morning without having something designed by Massimo. Paolo, and I'm shopping not only for my Christmas dinner and my Christmas Eve dinner, but I'm also going to buy some great gifts to give to friends. Everybody loves good food. So join me and iItaly on this great shopping tour of DiPaolo. This is what you can bring to people, and I'll be bringing to friends' homes. My favorite is the Panforte di Siena. And here's some meatballs. Maybe we should make that for your sister. I know she loves a good meatball sandwich. There's nothing better, right? Lou has some wonderful things that he's going to show us, the Christmas specialties that he can prepare, such as the ham, and he also does a fabulous porchetta. I hope he lets us taste it. I hope so, too. One of my favorites. I hope so, too. Lou, I need some things for my holiday table, and I know this is the perfect place for me to get everything I need. Well, everything Italian, for sure. I definitely want to have one of these scamorza cheeses. Scamorza? Okay. Absolutely. And I'd like you to choose a nice sopressata for me. Now, what else do I need? I think I need some of those ravioli. Yes, let me get you a nice fresh box of ravioli. You're going to absolutely love them. Excellent. Okay. And I think I'd like some sausages. The Lucanica, which is the thin sausage, very delicate, Tuscan style. Rob, bring out the porchetta over here. Rob is our chef. It's the Umbrian style porchetta. It's the pork belly, which is rolled around the loin with fennel, some garlic, rosemary, sea salt, and pepper. It's tied and then roasted in the oven for about 3-4 hours. And, why don't you cut a slice, Rob? Getting very hungry. Welcome again, our Christmas shopping. I think it's time. In your sweets, you have that wonderful tarone, panettone, the golden cake, pandoro, of course. Gianduja, the specialty of Piemonte. To the families, when you bring something like a panettone and tell the story, these are important things to always have in mind when you bring to someone's, to give a little insight of why you chose to bring that as well. I believe in that, and I think tradition is great, and it's a wonderful way to pass on our Italian heritage to the next generation. I could talk to Lou all day. He knows so much about the Italian traditions and about great Italian food. So we're going to pack this up, and we will. I'm sure we'll be back again. Before long, to buy some more things for our holiday table. I mean, I can put it in the bag, but if you want to be true to the Italian tradition, it's so beautiful. You walk out like this. Thank you.
tanti miei. Non è che devo venire a lavorare la mattina, sono in una posizione che non devo lavorare. Se continuo a vedere un bel sorriso la mattina nell'ascensore, continuo a venire a lavorare. Una famiglia che in qualche modo racconta il nostro paese, anche quando poi mette via in America. Vorrei cominciare dall'inizio, no? Un po' di ricordi di suo padre. Ricordo il dietro della testa di mio padre la sera, su questo tamburo di pelle pieno di sabbia che intarsiava queste parti di alluminio perché servivano a fare gli occhiali. Se ci fossero state 26 ore avrebbero lavorato 26 ore al giorno. Di 8 fratelli, è stato l'unico che è nato al nord, a Milano. È nato orfano perché il padre era morto prima di che lui nascesse. È venuta la guerra, mia nonna si è trovata a dover lavorare durante la guerra. Si doveva lavorare tanto e quindi non poteva farlo con mio padre a casa, quindi l'ha messo in un orfanotrofio. E lì lui è rimasto fin quando aveva 14 anni praticamente. È uscito e da lì ha cominciato praticamente da solo, come garzone prima e poi diventando capo fabbrica della fabbrica che ha cominciato da garzone in 4 anni. Luxottica ha industrializzato la produzione dell'occhiale. Prima di Luxottica praticamente gli occhiali li facevano gli artigiani. Il goal era di fare meglio degli altri in maniera molto più consistente quello che era un medical device, una protesi a quel punto, in quegli anni là. La gente si vergognava di avere gli occhiali. Poi, quando abbiamo cominciato a farli bene, quando abbiamo cominciato a avere successo, abbiamo detto, ma può darsi che riusciamo a far diventare questo anche un accessorio di moda. E il rapporto con Armani, la relazione che abbiamo cominciato con Armani nell'88, era così un po' sperimentale a quel punto là, ma abbiamo avuto subito un grosso successo. Io ho mia figlia che ha 11 anni e si mette gli occhiali e non ha bisogno, con lenti neutre. Lo fa lei perché lo fanno le sue amiche, quindi evidentemente è cambiato il mondo. Un po' tanto forse abbiamo contribuito noi a questo. Quando io ero in Italia ho cominciato a sentire parlare di Brooks Brothers per via di Agnelli, che era famoso, che comprava le camicie di Brooks Brothers. Quando sono venuto qua, il primo negozio che ho stato a vedere è stato Brooks Brothers e sono diventato cliente, non esclusivo, però mi è piaciuto, ho imparato un po' dai venditori, un po' dalla storia, così mi sono appassionato a questo marchio. E poi, come vanno un po' le storie della vita, io avevo lasciato Luxottica per mandare avanti un business che avevamo comprato a parte di un'acquisizione grossa di Luxottica, la US Shoe. E a parte della US Shoe c'era Lenscrafter, che era il target nostro, e quindi sono andato da Brooks Brothers in quel momento e gli ho detto, non mi sembra che voi andate molto bene, perché non me la vendete? Loro subito mi hanno detto di no, però un anno dopo hanno deciso di venderla. Non ero l'unico che la voleva, però è venuto l'11 settembre, sono rimasto l'unico che la voleva, ci siamo messi d'accordo e sono entrato a fare qualcosa di cui ho passione e ho lasciato un po' tutto il resto. Abbiamo pubblicato il libro della nostra storia di Brooks Brothers, la maniera che ha scritto sembra un libro di storia. Abbiamo investito quasi tutti i presidenti, siamo sopravvissuti a guerre, a recessioni. Una storia fantastica, ogni volta che facciamo qualcosa cerchiamo anche di ricordarci che siamo qua a rispettare, abbiamo una grossa responsabilità che magari altri non hanno. Cos'è per lei il lavoro? Vengo a lavorare perché mi piace lavorare. Mi sono reso conto che uno è da qua a qua, su questa terra, e alla fine no, non possiamo portarci via niente con noi. L'unica cosa che porti dietro è la reputazione che si è creato intanto che era qua. Quando parlo ai miei, dico, dobbiamo cercare un motivo più importante di quello che portiamo a casa un salario per venire a lavorare la mattina. Se qualcuno ha l'opportunità di scrivere un libro sulla storia di Brooks Brothers fra 100 anni, il capitolo che parla di noi, speriamo sia un capitolo buono. In un momento di grande difficoltà, crisi, un giovane imprenditore che ne passa di tutti i colori, magari in questo momento in Italia, possiamo dare una sorta di consiglio di speranza secondo lei? Abbiamo una disoccupazione pazzesca, non solo in Italia ma in tutta Europa, ma anche con questo tipo di disoccupazione c'è qualcuno, cioè il 40% non trovano un lavoro ma il 60% lo trovano, c'è un po' la fortuna che gioca, ma una fortuna se la deve cercare. Mio padre è cresciuto in un momento sicuramente dove le opportunità erano di più, ma non sono stati tantissimi quelli che sono riusciti a fare quello che ha fatto lui. Le opportunità ci sono e uno non deve mai smettere di sperare, perché sennò sicuramente non ci sono.
Miele is the first film as director by Valeria Golino. Valeria Golino is an Italian actress who, unlike many other actresses, had a brilliant career both in the US and in Italy. This is her directorial debut. The film very briefly talks about a girl who gives herself the name of Miele, who helps people that want to die earlier. They're normally terminally ill patients that decide their life doesn't make any more sense and they want to put an end to it before time. The certainties of Miele, of this young woman, are shaken one day when she meets a person that she starts to assist in his attempt to die, and she discovers that this person is not sick, neither terminally nor in any other way. And this meeting changes everything in her life, in her attitude, and in her choice of life. Jasmine Trinca, who is the protagonist of this film, does a splendid job in portraying the doubts of a woman who is very young and at the same time is able to make such extreme choices. I believe Valeria Golino's debut as a director is an incredibly successful one, and I strongly hope that her film will make it soon to theaters in the US. Grande privilegio per la Biblioteca Reale di Torino possedere i disegni di Leonardo insieme ad altre importanti istituzioni. L'occasione all'interno delle manifestazioni Italia-Stati Uniti di poter allestire, poter mostrare qui a New York questo straordinario genio italiano è un momento alto della vicinanza tra gli Stati Uniti e l'Italia. Leonardo is one of the most famous artists who ever lived. He's been an inspiration to generations of scientists and artists and thinkers. And to have these drawings here at the Morgan is fantastically exciting. And it's a wonderful selection of drawings that shows every aspect of his work. What better than Leonardo can present and introduce Italian culture in US. To have here so amazing drawing like the study for the Angel of the Vergine della Roccia or the Codex of Flight is something that make this event the best for the year of Italian culture in US. Io sono salentino, quindi da sempre si è fatto la festa, si mangia, si beve, si sente musica. E poi perché più andavo avanti più mi rendevo conto che la gente ne ha bisogno, cioè ne ha bisogno come liturgia in un certo senso. Quindi lo spettacolo è diventato una sorta di liturgia pagana in cui sono queste sorte di grandi momenti di piacere collettivo che uno si dà e dà agli altri. Quindi è un bisogno vitale, penso. Se ti dico Harry De Luca, cosa mi dici? Harry De Luca è il maestro e poi lessi il suo libretto che si chiama Tre Fuochi, che era un omaggio alla parmigiana e diciamo per me è stato un po' l'inizio di tutto. Da quello ho cominciato poi a lavorare sulla memoria popolare, sullo scrivere, raccontare e anche il militare, questo cucino come un atto politico. Invece del tuo libro, cosa mi dici di Food Sound System? Bah, c'è stato Food Sound System e poi adesso c'è la parmigiana e la rivoluzione. Bah, sono dei veri manifesti di cucina, nel senso la cucina è un atto politico perché abbiamo una memoria, che è quella italiana, è una memoria mostruosa, incredibile, e nessuno ci deve togliere. Quindi perché aveva in sé da sempre delle forme di tolleranza, di curiosità, di risparmio, che sono tanto più adesso sono delle forme fondamentali di civilizzazione.
Lo Studio dei Nipoti is an artist collective for U.S. artists of Southern Italian ancestry. Their works represent immigrant culture in the U.S. Dante Ferretti, design and construction for the cinema, is presented with a six-month retrospective of 22 films featuring the production designer's career-defining work. Venetian artists captured the theatrical setting of Venice in a creative way, where they told stories through their drawings. The Morgan collection of over 300 sheets will feature works from father and son, Gian Battista and Domenico Tiepolo. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil. And Bacio Perugina chocolates. Say I love you the Italian way.